Questa che stai vedendo è una comune bottiglia di plastica, neanche tra le più belle. Tra pochi giorni si unirà al Great Pacific Garbage Patch, l'isola di plastica nell'Oceano Pacifico tra San Francisco e le isole Hawaii, che è grande 1,5 milioni di chilometri quadrati, circa 3 volte la dimensione della Francia. Il viaggio della nostra bottiglia non comincia però in mare, ma in un villaggio sul fiume Gange in India. Insieme a lei il 90% della plastica presente oggi in mare deriva da solo 10 fiumi. Sono i più inquinati al mondo. Mi chiamo Alex Bellini. Sono un avventuriero e un esploratore. E con la mia prossima spedizione voglio intraprendere lo stesso viaggio che ogni anno compiono milioni di pezzi di plastica. E come loro mi unirò al Great Pacific Garbage Patch. Inizierò navigando sui 10 fiumi più inquinati della Terra con una zattera che costruirò con materiali riciclati. Ti chiederai perché lo fai? Lo faccio perché voglio contribuire a smuovere le coscienze, perché ancora oggi molta gente non conosce l'enormità del problema, o forse lo ignora. Perché se non facciamo nulla, le previsioni affermano che entro il 2050 la plastica potrebbe pesare più di tutte le specie marine che lo popolano. Non è solo un problema ecologico o economico, è un problema di salute, della salute di tutti. Lo faccio perché siamo i soli responsabili e gli unici che possono fare qualcosa. Lo faccio perché non esiste un Planet B. Certo, non è facile. Ci capita di essere così tanto immersi nei problemi da non riuscire neanche a immaginare un rimedio. Nella mia avventura mi allontanerò dal cuore del dramma della plastica per cercare una soluzione che può arrivare solo osservando da lontano il nostro unico grande oceano.